Manca l'aria. Allora si inizia, per te si comincia adesso. Sì, fortunatamente inizia per me il campionato. Sono felicissimo di questo, che ho scontato questa squalifica. Sono pronto e sono a disposizione del mister. Se ti vuoi dire proprio una battuta su quello che è successo, per fare il riassunto, e poi non lo so nemmeno, tutto alle spalle. Non lo so nemmeno io, quindi si è vissuto l'avvocato. Quindi, e tu hai patteggiato, vero, tecnicamente? Ho patteggiato con un consiglio da mio avvocato, che su 38 hanno patteggiato in 34, quindi per lui era la soluzione migliore. Alla fine si è rilevata quella peggiore, però è andata così, ne ho preso, va bene così. Hai visto da fuori i tuoi compagni in questi due derby, qual è stata la tua impressione? L'impressione, io conosco come lavoriamo, conosco i miei compagni, ero fiducioso e sono fiducioso ancora di più, perché so che di che gruppo stiamo parlando. Alla fine puntiamo alla nostra salvezza, per poi dopo magari ci divertiamo un po'. Adesso arriva la Salernitana e quindi per te sarà la possibilità di tornare in gruppo e nella lista dei convocati. Poi si giocherà con la Cremonese e poi si andrà a Foggia. Non bisogna andare tanto avanti, bisogna pensare una partita per volta, ma immagino che sarà emozionante quella giornata. Sono già emozionato adesso, perché come ti ho detto ho passato due mesi un po' così, sapendo di non giocare. Non è facile, però sono felicissimo che adesso sono a disposizione. Tra l'altro arriva subito un derby per me da napoletano, quindi è una piazza importante come Salerno. Andremo lì per fare il risultato. Tu hai giocato a Salerno in carriera, immagino, oppure no? Perché no, poi non so, sempre contro, sempre contro. Sì, sempre contro a Salerno. Che ambiente? Lì secondo me hanno una delle curve più belle, più calorose che ci sono in Italia. Sicuramente la classica frase dodicesimo uomo in campo lì si sentono, ed è bello giocarci. È anche l'occasione per, non so, la tua famiglia ti verrà a vedere, no? Sicuramente qualche familiare, un po' troppo mi sa. Quanti accrediti farai? Non lo so, speriamo di una trentina. Come vengono accolti i napoletani a Salerno? Generalmente magari non... Non benissimo, però alla fine sono sfottò, dai, ci sta nel calcio. Com'è stato però da partire all'inizio della preparazione sapendo che le prime partite non dovevi giocarle? Magari uno si impegna sempre, però poi sa che non può essere convocato. Non è stato facile, già perché ero un po' di anni che per problemi fisici o altre cose non mi hai fatto ritiro, quindi ero mentalizzato a fare il ritiro deciso. Non è facile farlo con il mister, quindi ero bello mentalizzato di fare tutto il ritiro per poi scontare il prima possibile la squalifica. Magari nella sfortuna può anche essere una cosa positiva, nel senso hai avuto anche ancora più tempo per prepararti, nel senso sei preparatissimo. No, ero bello pronto, cioè ovviamente adesso rispetto ai miei compagni di squadra mi manca il ritmo partita, che è la cosa più importante, però come ho detto prima sono a disposizione, non vedo l'ora. Senti, tatticamente è cambiato qualcosina, difesa è cambiata, non più a 4 come l'anno scorso a 3, cosa che comunque non ti riguarda. Davanti, insomma, magari col doppio trequartista. Sì, abbiamo tante soluzioni. Mister poi deciderà lui come ci vedrà in settimana, preparerà la partita a suo modo. Possiamo fare 3-5-2, 3-4-1-2, 3-4-2-1. Più siamo, meglio è. A proposito, più siamo meglio è, c'è anche tanta concorrenza davanti, perché insomma è arrivato Clemenza. Per fare un campionato importante devi avere dei giocatori importanti in ogni ruolo, quindi la concorrenza fa bene al gruppo, al Padova, al singolo, a tutti, quindi ben venga la concorrenza. Qual è il tuo obiettivo quest'anno? L'obiettivo, ho detto prima, l'obiettivo è la salvezza col Padova, poi divertirci, fare divertire un po' tutti. Ti mancava un po' la Serie B, perché comunque negli ultimi tempi sei stato protagonista in C e sempre fatto benissimo. Quindi te la sei anche guadagnata, sì, adesso, anche personalmente? Sì, anche l'avevo già guadagnata un
po' di tempo fa, però avrò fatto 40-50 partite in B e adesso mi sento un altro giocatore con un'altra mentalità, quindi arrivo nell'età giusta, all'entusiasmo giusto. Una delle cose che mi aveva lasciato impresso, che mi è rimasta impressa dalla piena in festa, è che te sei stato uno dei giocatori più acclamati, anche se magari sei qua da meno di altri. Immagino che la vicinanza dei tifosi sia una delle cose che ti abbia aiutato anche in questo periodo. No, sì, sono stato felicissimo. Pure per i cori teruteri si divertono, ogni volta che mi vedono me lo fanno, quindi sì dai, è una bella cosa. È un coro gogliardico, dai. Sì, no, poi, infatti. Ma poi lo diceva anche prima Gabriele, adesso si gioca a Salerno, poi la trasferta successiva è quella di Foggia. Non so se ci parlerai ancora prima di Foggia, ma dubito, quindi quella sarà forse la partita più emozionante per te, tornare a No, come ho detto, mo Foggia non ci voglio pensare perché è ancora un po' troppo lontano. Mo pensiamo a lavorare questa settimana che per metterci ancora meglio fisicamente, un po' tutti. Poi dalla settimana prossima inizieremo a pensare alla Salernitana, che è la partita più difficile da affrontare. Moglie e figli però non sono più a Foggia. No, moglie e figli finalmente sono qui con me a Padova, ci siamo trasferiti a casa nuova, stanno benissimo. Ma sto cercando scuola per i bambini, il resto tutto a posto. Non gli manca un po' il mare? No? Non gli manca un po' il mare? Ci spostiamo sottomarina, Chioggia, Jesolo, dai. Hai già fatto qualche escursione? No, loro già sono venuti l'anno scorso a passare qualche giorno qua, portati un po' in centro, un po'. Già hanno visto qualcosina di Padova. Clemenza ti ricorda il giovane Sarno? Siete un po' diversi, però sinistro, ruolo, brevilineo? No, dai, siamo un po' diversi tutti e due, però come ho detto prima è arrivato Luca che parte le qualità che conosciamo tutti, è un bravissimo ragazzo che si è messo a disposizione dal primo giorno, quindi siamo felicissimi del suo arrivo. Senti, col mister non ci sono titolari, bisogna guadagnarsi il posto in ogni allenamento, no? Però voglio dire, è anche tosto magari visto che la squadra sta andando bene, perché alla fine ha fatto 4 punti in 2 derby, anche magari... L'obiettivo è normale che adesso la squadra va forte, è giusto così, la cosa è di guadagnarti pure quei pochi minuti che il mister ti dà a disposizione di guadagnarti il posto. Tu mi hai detto che l'obiettivo è la salvezza, no? Però a livello personale che cosa rappresenta questa annata per te? Perché l'anno scorso sei partito a Foggia, hai avuto qualche problemino, ti sei poi andato a Cesena, se non ricordo male, ad allenarti, sì. Sei arrivato qui che non avevi ancora la preparazione. No, fortunatamente quest'anno, cioè l'anno scorso a Padova non sono mai stato al top. Fortunatamente mo ho una base importante sotto, facendo il ritiro con mister, quindi te l'ho detto, adesso mi manca solo la partita. L'obiettivo personale vengono dopo da quelli del gruppo, quindi pensiamo prima alla salvezza, poi magari a fare qualche gol di più, quello sicuramente. Okay.